It capitolo 2 mi è piaciuto e secondo me è un bel film. Sì, opinione mia, potete arrestarmi, potete fare tutto quello che volete. È la mia opinione. Personalmente vi spiegherò anche il perché. Questa è una delle mie unpopular opinion sempre più forti perché mi ha definito a tutti come un obbrobrio. Personalmente invece non è malaccio, non è un bel film, però c'è molto 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 di peggio. Quindi, partiamo prima di tutto dal fatto che ieri ho fatto il video sul primo hit di Ennio Muschietti, promettendovi che oggi sarebbe arrivato il video sul capitolo 2. Eccolo qui. E allora, ovviamente recuperate quello vecchio. Io vi consiglio di guardarli insieme per avere una sorta di continuità, anche perché molte cose che ho detto nell'altro video le ripeterò anche qui, o comunque sono molto collegati, sono strettamente collegati. E allora io direi che possiamo partire parlando di questo film uscito nel 2019, pellicola che ha cavalcato tantissimo l'onda di successo del primo hit. Per quanto diciamo che si fosse un po' spenta la paura di clown per il 2019, quando iniziò già dal 2016 in poi, ma non ha incassato tanto quanto il primo, però effettivamente è un sequel sensato. Ho sentito tanta gente lamentarsi, perché devono rovinare tutto con i sequel? La storia di It è divisa in due parti, appunto, quindi ha senso che ci sia un sequel, sono quei sequel che hanno senso, non come Nightmare 2, non come Venerdì 13 parte seconda, non come in generale. Quindi partiva già avendo senso e partiva con un'enorme differenza dal libro originale, perché come voi sapete il libro è narrato in medias res, ovvero è un alternarsi di flashback e flash forward che mostra i ragazzi più grandi negli anni 80, qui invece i ragazzi grandi lo sono negli anni 2010, 2020, nel 2017, ecco precisamente. Mentre nel libro ci sono alternati ragazzini del 2000 e del 1950, questa volta sono quelli degli anni 80. E invece di fare questo flashback, questo continuo flashback, flash forward, che riprendono un po' qui, ma con azioni molto molto più brevi, non si parla più di, si parla di loro che crescono, che vivono, quindi, e sarebbe stato anche abbastanza impossibile per un film, a meno che non fosse durato 5 ore, non so quanto. Quindi li riprendono successivamente. E questo già può essere quello che ha stonato a molti. Se il primo film piaceva molto per l'atmosfera kinghiana che era imponente, qui come continuazione ci sta che stoni. E soprattutto qui uno dei problemi del film è che vengono adattate delle cose che su carta possono funzionare, ma letteralmente non funzionano nel cinema. L'attacco dei mostri sushi risulta un po' imbarazzante, quello sì, con i mostriciattoli che vanno da una parte all'altra. Nella miniserie stonava meno perché la miniserie era molto più ridicola. Nella miniserie c'era un hit che diventava una guardia del carcere con la testa di un cane, praticamente, tipo quei video che fanno su TikTok dove mettono il cane qua dentro e sembra che abbia la testa dell'umano, questo è il senso. Quindi diciamo che di base quello che viene adattato nel cinema non troppo deve essere identico. Stesso vale per i cinecomic. Mi batto sempre dicendo che, ragazzi, non tutto quello che sta nei fumetti può aver senso nel cinema. Sono formati totalmente diversi. C'è una sospensione dell'incredulità totalmente diversa. Qui la sospensione dell'incredulità c'è, però capisco perché non piaccia, perché talvolta è buttato sul ridicolo. È un film molto meno serio del primo film. Proprio con i ragazzetti che si spaventano, loro che fanno le battute, ma da grandi, è questo il fatto, le ripercussioni, perché dove li lasciamo? Li riprendiamo dopo 27 anni, quindi quando Hit è tornato. Michael Allen è sempre rimasto a Derry, ora fa il bibliotecario. Il fatto che fosse un bibliotecario era un ruolo un pochino più grande nel libro, però vabbè. E infatti è lui ad avvisare appunto i ragazzi perdenti. Eddie ha sposato una donna grassa e germofobica, proprio identica alla madre. Infatti fa un incidente, si incappotta quando scopre questo, un lavoratore normale, comune. Richie è diventato un comico che, appunto, cos'altro poteva fare Richie Tozier, secondo voi? E poi
Beverly ha sposato un uomo che è violento come suo padre. È diventato, ovviamente, sono diventati ricchi comunque e basta. Ben ha fatto appunto palestra, è diventato muscoloso, è diventato ricco anche lui. E Bill è diventato un regista, che però, più che altro uno scrittore, che però non riesce a scrivere il suo finale. Questo è un pochino una presa per il culo a Stephen King, perché Stephen King viene molto spesso preso in giro per il non saper scrivere i finali in maniera minimamente buona, ecco. Personalmente concordo al 50%, ci sono sempre salvo le eccezioni, però sì, diciamo che talvolta stona, ecco, anche pensando a robe come Cujo. Il finale di Cujo mi ha fatto zero cagare, The Outsider, che a metà libro si smerda, questo è molto recente. E allora che cosa succede? Tra l'altro compare anche King in un cameo dove dice a Bill: no, non mi è piaciuto il tuo, non mi è piaciuto il tuo finale, ecco. E Stanley invece è diventato comunque un uomo di famiglia, sana famiglia. Però Stanley, essendo il più debole, alla chiamata si suicida. E è un bel colpo di scena per il film, perché nel libro ti viene mostrato dopo 70 pagine. Quindi Stan, pur sempre con i flashback e il resto, rimane sempre un ricordo vago che ha lo spettatore, nel senso che lo spettatore rimane del tipo: ah, vabbè, lui è quello che si è suicidato. Invece, questa cosa può essere stata efficace nel film, perché nel primo film ha tutta una sua impressione: il ragazzo ebreo, stressato dal padre, molto debole, e poi alla fine succede quello che succede, appunto. Era il personaggio un po' più debole, ma era una sorta di collante del gruppo. L'hanno anche mostrato che era, diciamo, l'unione, il collane, un po' preso per il culo perché era il più calmo, neanche rispetto a Eddie. Eddie è germofobico, però Eddie era più caciarone, ecco, si lamentava. Stan invece era un pochino più tranquillo, facevano le battute sugli ebrei. Diciamo che era quel personaggio che c'è sempre, molto più calmo, molto più mansueto, ma che sai che quando non c'è lui il gruppo non ha più la sintonia che poteva avere quando ci stava insieme. Quindi è un pezzo forte, è interessante come Hit riesca a manipolarli in continuazione, come la metafora della crescita sia arrivata sempre più in alto, che le ripercussioni, il passato non si dimentica. È come se questa cittadina, Derry, tu te ne dimenticassi, ti ricordi di Derry sì, ma non ti ricordi di quello che è accaduto. Ed è triste come cosa. E quindi il film vince, secondo me, proprio quando devono tornare a rivivere le loro emozioni, i ricordi. Quei punti sono davvero belli. È una sorta di endgame, in realtà, perché sono loro che devono andare a prendere Shimei, Paduno, che sono degli oggetti molto importanti, molto significativi per loro. E tutti quanti li prendono, tutti quanti li trovano e si fanno inondare da memorie, da ricordi, da positività, negatività. E quindi se da una parte io li vedo questi problemi di cui si parla e non posso negarli, perché comunque sono problemi anche abbastanza oggettivi, d'altra parte li perdono visto che c'è comunque una forte componente anche emotiva nella narrazione. Quindi magari non è la narrazione efficace del primo film dove ci sono loro che devono indagare su questo Pennywise, però è una narrazione che riprende il primo film interamente, ci scava dentro, ci danno degli approfondimenti che stanno anche nel libro, perché ad esempio quando Bill prende Silver, che è la bicicletta è importantissima nell'atto del libro, perché è come una sua amica, un po' tutto questo. Viene esplorata anche la sessualità di Richie, molti gli shippavano appunto Richie Reddy, alla fine l'hanno fatto. E ti mostrano appunto, come ho detto prima, il carattere di questo Ricci che è molto più terrorizzato di quanto sembra. Il classico ragazzo, tanto il galletto così se la tira, però anche lui i suoi drammi, anche lui i suoi rancori. E Harry Bowers è stato significativo, vediamo il personaggio piangere, che è una cosa che di solito non te la saresti aspettata, almeno da lui che fa tanto il gradasso. E quando vedi lui piangere per una cosa emotiva tanta, comunque ti rimane. Tu vedi un po' i drammetti, che sono un po' quelle cose che nel primo film non ci stanno, che c'erano pure.
Ok, alcune scene sono molto cringe. Tipo Ben che vede Beverly con la testa infiammata che ne scappa via e c'è Pennywise deformato. Pennywise qui è più che altro un cazzaro. Questa è la mia critica. Non fa veramente paura nel 2. Neanche nel finale. Nel finale si deforma. Sono la mangiatrice di mondi. Che lì tutti così un po' interdetti perché non sapevano chi cazzo fosse Pennywise, che non si fosse It il pagliaccio, perché ovviamente un pagliaccio mostro chiamato It, ovvio. Andate a cagare. E allora diciamo che questi sono i problemi evidenti della pellicola, il fatto che risulti molto parolistica ed effettivamente per me è una semi-sufficienza, cioè per me 5 e mezzo 6 questo film, però emotivamente mi lascia tanto perché è il primo horror che io ho visto in sala è comunque coinvolgente per essere un film, cioè riesci a rimanerci, riesci ad empatizzarci molto, riesci ad empatizzare, a continuare a empatizzare con i personaggi che sì, sono più cazzari, sono molto più divertenti, talvolta la comicità è anche eccessiva. Però comunque c'è questo clima di voler ritornare a Derry. Non è minimamente paragonabile al finale del primo del libro, perché il finale del libro è una roba molto più catastrofica, però io sinceramente l'avrei lo scuso comunque. È un bel finale, soprattutto la parte finale, come ho già detto, però il finale del libro è clamoroso. Ecco, diciamo, mettiamola così. Ma quindi, piccolo, adesso subentrerà la mia parte kinghiana. Chi è Pennywise? Quella che è definibile come Pennywise, che io vi avevo accennato nel video precedente. Pennywise è questo demone che sta sulla Terra e dal macroverso di Stephen King, che ha terrorizzato sin dall'antichità anche le popolazioni indiane che si erano stabilite nel Maine, in quei luoghi lì, che prima erano totalmente territorialmente indiani, ecco perché sono più isolati anche nella grande civilizzazione. King ci punta tanto su questo per mostrarti che magari sono luoghi un pochino più all'ombra, un pochino più isolati, un pochino meno visibili rispetto ad altri. E allora loro sono riusciti con questa scatola a rinchiuderlo. Non totalmente ad ammazzarlo perché ogni 27 anni ritorna ad uccidere gente. E quindi perché ha ottenuto la forma di Pennywise, di It il pagliaccio assassino? Ecco. Perché appunto quest'uomo, non ricordo precisamente il nome, che si chiamava Pennywise come soprannome di pagliaccio, Pennywise il clown ballerino, lo ha divorato e ha preso le sue sembianze. Lo vediamo anche in una scena del film, però è molto più imprecisata, è molto più data al caso, colui che si strappa e impazzisce. Avrei preferito che approfondissero di più questa cosa, ma in generale c'è una bella atmosfera e i personaggi maturano tanto, specialmente il personaggio di Phil. Bill non era quello che mi spiccava di più nel primo film, perché sì, è quel personaggio che teoricamente ti spicca di più, perché dovrebbe essere il protagonista, perciò il personaggio con cui empatizzi un po' di più, con cui dici, ah vabbè, ah Bill, il grande Bill, sì, certo lui. Non lo so, era molto, va bene, ho perso il mio fratello, tutto questo, ok. Invece, qui vediamo dei drammi del fatto che lui si sente in colpa perché Giorgio dice: tu hai mentito, io sono morto. Tu hai mentito, io sono morto. Perché lui in realtà non stava male con la cosa della barchetta, se lo voleva solo levare un po' dal caso. E quindi si sente molto in colpa per la morte di Giorgio, ma soprattutto questa interazione che ha col nuovo ragazzino che vive nella loro vecchia casa, che è appunto un ragazzino con uno skate. E appunto lui lo guarda un po' spesso, dice di stare attento. E quando ad un certo punto all'interno dell'hotel dove loro rimangono, è una cosa molto chill, vede che c'è lo skate insanguinato che dice non ci sei stato nemmeno per lui. Lui ha la paura che possa riaccadere la stessa cosa che è accaduta a Giorgi tanto tempo prima e va a correre, va a soccorrerlo in un certo qual modo.
C'è questo, c'è questa casa degli specchi che è bellissima come attrazione, il parco giochi è pieno di tensione con Pennywise, non sai dove stai. Pennywise, loro due che provano a spaccare il vetro, Pennywise entra prima e se lo mangia di fronte a Bill e Bill ha fallito nuovamente. E questa è la parte forte, Bill ha fallito nuovamente. Poi c'è la mega battaglia molto rievocativa con sempre Eddie e Richie che ritrovano le porte, spaventoso, non molto spaventoso, molto spaventoso, vanno, c'è prima il lupo mannaro, poi all'interno c'è chi era tizio, il tizio con gli occhi, ecco, e c'era anche il piccolo Stanley, la testa del piccolo Stanley con praticamente de delle zampette da insetto che se ne esce. Quello è molto. È il classico body horror, un po' così per far spaventare le coppiette, perché probabilmente si sono resi conto anche loro che in 2 ore e 42, che secondo me è anche un po' eccessivo, c'era troppa poca componente horror. Dicono, vabbè, buttiamola un po' in caciara. Ecco, quindi ragazzi, sto dicendo, sto ammettendo che ci sono i problemi, li sto evidenziando, sto dicendo che emotivamente per me resta un buon film. Sufficiente, da rivedere comunque. In poche parole, non lo considero l'anticristo come lo consiglieranno molti. È perché c'è questa emotività di fondo che rimane e anche nelle scene, perché io lo ripeto, la parte che proprio distrugge questo film rispetto al primo è il suo voler essere più divertente, più allegro, così. Il suo durare è troppo, non ha nulla delle cose che io avevo elencato nel video di ieri sull'appeal che ha avuto il primo hit. Il primo hit era molto. Beh, durava 2 orette, però c'era il passaparola con la storia con i ragazzini che andavano. Qui il passaparola c'è stato molto meno, prima di tutto, perché è comunque paradossale per le recensioni un po' più così. Per il resto non c'è stato questo passaparola perché, vabbè, pur essendo uscito a settembre, geni loro, in generale se ne è parlato molto. Molto poco perché non ha preso molto i ragazzini, la storia comunque dei ragazzi più grandi, ragazzi più maturi che devono crescere. Cioè, è molto più facile i ragazzini empatizzare con un ragazzino ed effettivamente secondo me la storia, il primo capitolo è 30 spanne sopra questo, secondo perché ha una sorta di coerenza. Sulla carta però non è un sequel inutile perché la storia è questa, poi non è tutto quello che vi è stato raccontato. Ci sono tanti easter egg e tante cose che vengono accennate, come ho detto nel video di ieri. Cioè, ad esempio, la caccia alle uova nel 1800 che finì con bambini morti. Ci fu l'incendio. Ci sono stati tanti avvenimenti che hanno segnato Derry. Una città, appunto, io sono felice che stiano facendo la serie TV spin-off su Derry in generale. Però il mio timore ce l'ho pur sempre, perché comunque per ora non si stanno inventando nulla su carta e in generale io ho davvero il timore che continueranno con loro tipo anziani e la nuova generazione, i loro figli, tra 27 anni con It che ritorna. Ho paura che possa accadere sul serio questo e personalmente spero con tutto il mio gran cuoricino da cinefilo di no. D'altra parte abbiamo appunto come è stato commercializzato il film. Come ho detto, l'appeal manca e secondo me se vuole essere un horror, almeno come il primo è propriamente un horror, perché comunque le cazzate ce l'ha, però rimane come tono anche abbastanza serio in realtà. Questo secondo prende tutto quello che nel primo gli si poteva dire rispetto agli altri horror e te lo evidenzia. C'è più musica anni 80 qui che nel primo film, che appunto è ambientato negli anni 80. E soprattutto, secondo me, c'è troppo. Qua andava asciugato. Il primo, comunque, ogni vicenda era comunque interessante, era comunque avvincente. Qui il film colpisce, sì. Ma colpisce perché si basa su quelli che sono i pregi del primo film, anche la scena finale con loro che giocano.
È una scena che emotivamente mi ha lasciato tantissimo, ancora oggi me la ricordo come una bellissima esperienza in sala, con loro che fanno il bagno lì tutti insieme, con Beverly, con Mike, con loro che giocano, che si schizzano e che ripensano agli avvenimenti, con Ricci che metteva Ricci più Eddie lì. Quindi c'è tanto, tanto pathos al suo interno della vicenda. È un far crescere la storia del primo eccessivamente, per me andava tagliato, andavano tagliate un po' le scene un pochino più ridicole, però in generale è un viaggio nei ricordi, quindi è una seconda parte che è meno riuscita della prima, senza alcun dubbio, e secondo me una delle spiegazioni o delle motivazioni per le quali è meno riuscita è anche il fatto che secondo me anche il libro, che è stato diviso in due parti, sarebbe riuscito di meno. E invece il punto forte del libro di It era proprio il fatto che fossero unite queste due parti. Era proprio il fatto che ci fosse questo flashback, flash forward. Tu scoprivi una cosa nel presente, la scoprivi anche nel passato e ti aggiungeva qualcosa in più nel presente. Qui, ovviamente, essendo, come ho già detto, libro e film, due canoni cinematografici, ma in generale di raccontare storie di narrazione, come può essere un libro e un fumetto, come può essere un film e un fumetto, come può essere un film che ne so, una partita, totalmente diversi, una di queste si deve uniformare e l'altra ne deve andare a meno. E qui è risaltata meno la seconda parte. Mi spiace. Comunque, questo film per me resta un film comunque gradevole. Probabilmente è un mio guilty pleasure, soprattutto per l'affetto che ci ho avuto riguardo a questo film, per il fatto, per l'enfasi del fatto che fosse il mio primo horror, della paura che avevo in sala, oddio, se mi spavento sul serio con mia zia accanto, diceva: se vuoi andartene, fammelo sapere. Quindi c'era la tensione che cresceva. Cioè, diciamo che è stato un pezzo importante, perché, come ho già detto, ormai tutti gli horror che passano per le sale. E appunto mi ha lasciato molto e mi ha fatto crescere per molti versi questa storia di It, della quale io vi ho voluto condividere, perché mi ha fatto imparare quello che paradossalmente insegna anche il libro e il film: non avere paura. Io avevo un blocco e questo blocco erano i film horror. Guardavo di tutto, azione, animazione, ma gli horror no. It era il tabù, era la paura, era il timore. Per quella che è la mia generazione, lo ripeto, poi magari a qualcun altro avrà i suoi demoni, ognuno avrà i suoi traumi, ecco. E allora erano proprio quei film tabù dei quali avevo paura, dei quali parlavano i ragazzi in classe come timore, come terrore. E io quando l'ho visto mi sono sentito molto più forte. Da lì ho iniziato a vederli. Da lì abbiamo iniziato poi in campeggio con gli amichetti più grandi che flexavano di aver visto It, sempre loro, già come gli altri, tutti bastardi. E in generale, anche andando avanti, avendo visto questo It capitolo 2 in sala, che è stata un'esperienza, di certo, è stata una cosa che mi ha motivato ad andare, mi ha fatto superare una paura, mi ha fatto superare un limite, tra i tanti limiti che ho superato, in un periodo in cui quello della crescita mi è stato importante, in un periodo in cui pesavo tanto, e appunto avevo questo timore andando alla nutrizionista, sono dimagrito come sono adesso, ecco. E quindi It è stato un pezzo importante della mia crescita, perché come il libro ha voluto insegnare, un libro formativo prima che horror, che viene frainteso da grandi e anche da giovani, che insegni ragazzi a superare le proprie paure, che sono legate alla crescita, che sono legate ai cambiamenti e che sono legate a vecchi tormenti che non se ne vanno via, ma che se ne devono andare. Grazie, King.